Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora ragazzi, nell'ultima puntata di cosette ne abbiamo fatte. A un certo punto ci siamo anche un attimino bloccati, in effetti, verso la fine. E prima di registrare questa puntata ho girato un pochettino e cercando di capire cosa dovevo fare, finché non mi è venuta in mente probabilmente la cosa più semplice di tutte. Dannazione, mannaggia a me. ovvero questa. Se lui mi dice non sempre le cose nascoste sono davanti al proprio naso, a volte si trovano anche sotto i propri piedi. Cioè, sarà... Ecco, per l'appunto. Hai ottenuto la chiave viscida. Adesso puoi aprire il cancello nella prateria Ukuku. Mi sembra buona come cosa. Oh, eccolo là. Mi stavo appunto cercando di ricordare dove fosse. Ed eccolo qui. Oh, bene. E adesso? Mi sa tanto di boss questo qua. Io ho come l'impressione che... Sì. Esatto, grazie. Guarda quante belle cosette. Mi avete dato dei consigli, ragazzi, su questo gioco e vi ringrazio moltissimo. Cercherò di metterli in pratica, ma sappiate che ho una memoria di merda e le cose che mi avete detto, c'è la seria possibilità che dopo un po' me le sia anche scordate. Quindi, insomma, sì. Come dire... Allora, a proposito, come diavolo faccio ad arrivarci io però lì? Questo, senza alcun dubbio, non me lo ricordo più. Dopo, l'erba che taglio poi ricresce dopo un secondo. Appena cambio quadro, dannazione. Non mi ricordo assolutamente. Tova, è ricresciuta tutta l'erba pure qui. Ah, ed è ricomparso anche il sasso. Allora, vediamo se di qua si può andare. Sì! Assolutamente sì! Oddio, almeno credo. Ah, sì che posso! Perfetto! Fatemi dare un paio di botte a costoro, va. Gran simpaticoni, devo dire. Potevo anche non farla, a dir la verità. Bene. Entriamo che mi sa tanto che... Sento aria di boss, non so voi ragazzi, ma... Caverna della chiave. Sì, aspetta. Lì bisogna buttarci una bomba con tutta probabilità. Che cosa... Wow! Aspetta, magari così? Assolutamente no. Mi respinge malissimo. Magari... No, neanche per idea. Ok, non so come andarci lì, vabbè. Ehi, aspetta un attimo. Forse l'ho tirato male. Mo esplode. No, niente. Scusate un attimo. Ma che diavolo. Aspetta, che stupido. Non devo tirargli la bomba, dovevo tirargli uno di questi. Mannaggia a me. Va bene, ho recuperato almeno una bomba. Ops. Grazie. Ok, grazie a Dio. Yeah! Piccola chiave. Mi sembra giusto. Io non so perché mi... Probabilmente il motivo per cui mi ricordavo delle bombe... Porco mondo.
è proprio perché nella scorsa puntata ho tentato di colpire con le bombe il mostro nell'altro quadro. Orco mondo. Sì, e quando invece devo semplicemente tirare. Oh, grazie. Flusso di energia, ottimo. Aspetta però. Cosa mi dice che devo prima andare in un altro posto? Au. Perfetto. Io ho come l'impressione di aver fatto una scemenza. Vabbè. Vediamo un po'. Wow. Oh oh, piccola chiave. Dove vado però? Vabbè, proviamo qua giù prima di tutto. Wow, che cos'è quello? Che cos'è quel mostro stupendo? È bellissimo. Ok, uno è andato. Allora, vediamo. Dov'è che devo andare per andare... per arrivare tranquillamente... No, aspetta. Ah, ok, aspetta. Mi sa tanto che se non mi muovo non mi... Merda! Oh, che palle sto a fare... del cacchio. Devo aspettare. Con pazienza. Prendiamolo. Ecco, ok. È andato. Perfetto. No, 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 no. Ok. Benissimo. Però se non mi muovo quello non reagisce. Perfetto. Vabbè. Madonna mia oggi. Sto facendo veramente super schifo. Calma. Ah no. Beh, gli devo tirare qualcosa a quanto pare. Proviamo ad andare qui. Grazie. Bene, è quello che speravo. Anche il cuore speravo di trovare, a dir la verità. Di qua dove si va? Wow. Attenzione. Benissimo. Orco mondo. No, perché? Vabbè. Troppo tardi. Ghianda protettrice. Ah, di mezzo danno subito. Ok. Che casino sto posto. Vabbè. Continuiamo, ma... come l'impressione che mi perderò malissimo. Metodo di forza. Grazie. Ecco, la schedina è comparso di là però. No, via.
Fighissimo. Fighissimo veramente. Grazie, 10 bombe, benissimo. Aspetta. Senza becco non riesce a capire. Dovevo prenderlo prima. In altre circostanze, mannaggia a me. Vabbè, intanto... sono soltanto rupie. Bene così. No. Adesso non si può fare. Continuiamo ad aggirarci per questa... in questo posto qua. Bene. Grazie. Dai! Ma no! Che miseria. Che miseria maledetta. Fastidio sta bomba. Oltretutto. Però come faccio ad andarla a prendere io? Come... come lo piglio? Ah, di là, guarda. Porca miseria, di là. Sono un idiota. Dovevo passare da quest'altra parte. Poi arrivo lì, cioè, e poi lì c'è un punto segreto. E scommetto che... ah vabbè, allora se non altro è così. Solo che ho buttato un sacco di bombe inutilmente. Io ho come l'impressione che... io debba tornare... oh. Oh mio Dio, che cosa? Come... è venuta un'idea. Non lo vuole? Mi sono rimaste due bombe però. Mo? Come faccio? Come faccio? Non ce l'ho più le bombe. Porca miseria, mi sa tanto che devo... no! Niente. Mi servono più bombe. Porca miseria, devo fare tutto il giro. Che dramma. Allora, senti, ho una piccola chiave qua. Di qua si può andare. Vediamo che succede qui. Sì, no, questo è il secondo gufo senza becco che... senza becco che becco. Aiuto. Non si sa bene come... ok. Oh, ok, va bene, dai. Qualcosa ho guadagnato. Bussola, dove si trovano gli skin del guardiano. E non è tutto, questa bussola ha una nuova funzionalità. Emetterà un suono quando ti troverai vicino a una chiave. Non c'ho le bombe, manco per questo. Merda. Vabbè, via, via, via. Sì, vabbè.
vicino a una chiave, lo credo bene, ma... Niente, io ho come l'impressione di dover tornare decisamente indietro e di dover esplorare... Vaffanculo, pistrelli di me. E di dover esplorare qualche altra stanza. Perché una chiave piccola ce l'ho? Ah, diavolo. Allora, se non altro ho la vita. Perfetto, vai. Una cosa. Ops. Come faccio a sconfiggerli questi? Aspetta, forse... No, assolutamente no. Aspetta. Devo avere le bombe. Porca miseria, come faccio? Devo provare a ritrovarle da qualche parte. Credo. Mannaggia a me che l'ho sprecato un sacco. Io. Grazie. Grazie, gentilissimo. Sprecato un sacco di bombe inutilmente, purtroppo. Questo purtroppo non posso saltarlo. Oh, che bella che ho preso. Allora, qua mi sa che... Io ho come l'impressione che qua mi serva un'altra abilità. Au. Bene, perfetto. No, senti, fammi uscire da qua. È evidente che qua... Non so proprio come fare. Non so proprio come fare. Via. Allora, siccome comunque ho parecchi soldini, andiamo al villaggio e vediamo se posso comprare le bombe. Vaffanculo. Povero animaletto. Sì. Ah, a proposito. Vabbè. Non penso di poterle comprare. Se ne volessi comprare 20, così per stare sicuro. Tanto 20 rupie. Ne posso comprare anche 30? Ne ho trovate 50 soltanto. Sì, 30 ed è il massimo. Ok, perfetto. E questo? 200 rupie e 980 rupie. Allora, aspetta, qualcuno di voi mi aveva detto... Allora, vediamo se...
Allora, non mi ricordo che cosa mi avevano detto. Non riesco bene a capire. Vabbè. Non fa niente. Questo però me lo compro. Bene. Momento di cuore e... A che punto siamo? Ah, vabbè. Ok, a posto. Mi si è anche ricaricata la vita. Il che non è affatto male. Vabbè, allora, io ho 30 bombe ed era esattamente quello che volevo fare qui. Questa cosa del... Effettivamente il tipo si gira con un certo delay rispetto a me. Vabbè, vedremo. Dopo devo fare un po' un giretto adesso. Questa leggerissima impressione. Mi sono rotto le palle di fermarmi per queste rupie. Rifacciamo questo giretto e sta botta dovremmo esserci. Almeno credo. Allora, facciamo le cose per benino. E questi qua li ignorerei anche, sapete? Questi, vabbè, ci vuole poco. Ci sono stato come cosa. E di qua devo andare di sotto. Ora. Sì, immagino che siamo vicini alla chiave. No. Aspetta. Ok, so come fare. Credo almeno. Porca miseria. Soltanto un colpo? Davvero? C'è una cavolo di bomba. Vabbè. Grande, forse li prende tutti e due. Yes! No, che... Mannaggia a me. Grande! No, 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 no. Non andare sotto, non andare sotto. Ok. Grazie a Dio. Perfetto. Abbiamo la chiave. Finiamo qui. Poi torniamo lì perché adesso che abbiamo le bombe possiamo fare un sacco di cose. Fantastico. Io però il becco di questo ancora non l'ho trovato. È un bug. Ah, ok, allora. Aspetta, magari. No, Allora, una cosa la so per certa. Che c'era. Esattamente. Esattamente. Oh, becco di pietra. Proprio quello che volevo. Ora che ci penso. No, aspetta. No, 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 no. Di là c'era un'altra roba.
La distensione appare troppo remota, non temere. Corri a perdifiato e vola. Corri a perdifiato e vola. Cagare. Allora, mo vediamo se riesco a fare una cosetta. No. Aspetta. No. Che non mi è stato di nessun beneficio questa cosa? Fantastico. Grazie. Frammento di forza. No! Oh, dai! Beh, uno di due lo mangia. Ok, uno è andato. Grazie, Fatina. Ah, adesso lo voleva. Vaffanculo. Perfetto. Grazie. E adesso aspetta però. Proviamo a fare così intanto. Grazie. Che cos'è? Hai tenuto il calzare di Pegaso. Tieni premuto L per scattare. Puoi anche compiere salti più lunghi. Ma li devo equipaggiare. Ah no. Fighissimo comunque. Che figata. Bellissimo. Immagino dover fare... Sì. Qui c'è una chiave. Allora adesso c'ho questo io. Pungola le pareti sospette con la tua spada e noterai un suono diverso. Quali sono le pareti sospette, scusa? Ah, forse questo. Beh, qui c'è una... Proviamo così? Yes! Grande. Immagino una bomba anche qui. Grazie, questo è utile. Di là non posso andarci. Ah, guarda un po'. M'ha beccato. Vai al diavolo. Adesso io avevo trovato una chiave.
Disgraziatamente devo fare tutto il giro per... Perfetto. Allora, io una ce n'ho. Ce n'ho anche un'altra. E mi sa che ho... sto per avere la terza. Non vorrei sbagliarmi. Aiuto. No! Vabbè, per carità, mi è stato utile per liberarmi. Ma ho solo 8 bombe adesso. Ne avevo comprate una caterva. Mannaggia la miseria. Grazie. Fantastico. Vabbè, dai. Se un altro. Ah, bellissimo. Non ci speravo. Va bene, adesso ne abbiamo 18. Poi, per sconfiggere i neri mostri coriacei, ignora il loro guscio e falli esplodere dall'interno. Ah, ci avevo già pensato prima. E va bene. Qua giù. Lì per tornare indietro. Ma non importa. Lì c'è la chiave, l'ho vista, l'avevo già tirata fuori. Questa cavolo di cosa l'avevo già fatta. Dannazione. Ah, scusa un secondo, ma... era la stanza prima. Mannaggia a me. Sì, ho visto, grazie. Allora, effettivamente... ci si può... utilizzare anche per muoversi velocemente. Intendevo un'altra cosa. Intendevo esattamente questo. Grazie. Sì, ma qui c'è una chiave. Anzi, io ci provo. No, eh. Ciao. Qui da qualche parte, esattamente. Benissimo. E adesso ho 3 chiavi. E se io adesso ho 3 chiavi, dovrei, alla prossima occasione, riuscire ancora. Cavolo, lo trovo. Non mi pare che... ah, vediamo. Dovrebbero essere 3 questi qua che si aprono. 2? No, sono 4. Porca puttana. Vabbè, poco male. Vabbè, questo è per tornare all'inizio, però... magari... ah no, aspetta, aspetta, forse mi sono ricordato. Forse mi sono ricordato una cosa importante. Ehi. Grazie. Questo dovrebbe riportarmi all'inizio. E mi sembra di ricordare che all'inizio... esattamente. E sta a vedere che c'è una chiave. Perfetto. Grazie a Dio mi sono ricordato. È bellissima l'animazione.
È bellissima l'animazione di Link che fa gli scattini così. Link. Grazie. Troppo gentile. E adesso posso fare finalmente. Via. Mi sono rotto le balle di uccidervi. Finalmente posso fare questo. Benissimo. E adesso. Wow. Cos'è? Che bello. Non ci avevo pensato. Cioè, che non pensavo che funzionasse veramente, sapete? Perfetto. Grazie. Bellissimo, bellissimo. C'è una cosa però da dire. C'è la seria possibilità che dentro a queste cose ci sia qualcosa di figo. Onestamente non sono pochi. E se vado a metà ci metto anche molto di meno a scoppiarli tutti. No, no. No, devo rifare da capo. Sì, devo rifare da capo. Vediamo che succede se li faccio esplodere tutti, dai. Non succede assolutamente niente. E vabbè. Oh oh. Vabbè. Si becca facile. Scusa, ma... serve una grande chiave. E dove diavolo la devo... Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Dove... Dove... No. Ok. Onestamente adesso non so dove... Come si cambia? Piano. Ah, ok, questo è il piano. Fammi pensare. Ok. Ok, forse lo so. Forse lo so, forse lo so. Forse, eh. Non ne sono sicuro, purtroppo. Grande. Ok. Avrei dovuto pensarci prima. Perfetto. Con questi salti che posso fare, che prima non potevo fare, veramente interessanti, sì. Aspetta che con questi posso tornare all'inizio. Vabbè, questi devo uccidere per forza, se non voglio. Grazie. Ci sono degli scrigni che non ho aperto. Quindi... Vediamo. Di qua. Io che pensavo di aver fatto tutto qua. È stupido. Benissimo. Scusate un secondo, eh. Dai. Ah, non... i mostri mi uccidono? Cioè, quelli là mi... Fantastico.
Incredibile nonsense. No. Ma questi mi becco solo un sacco di schiaffi. No, aspetta, forse... sarebbe stato troppo bello. Ok, grazie. Grazie. Sì, quel cristallo era già girato nella direzione giusta. Scommetto che qui c'è la grande chiave. Anche perché se no non ho idea di dove sai, di dove sia. Oh no. Vabbè, la mappa del labirinto. Beh, bene, perché non ho idea di dove andare. Ok. Ok. Oh, sto cavolo di labirinto sta cominciando a essere problematico, eh. Andate al diavolo, bombe. Mi manca uno scrigno. Mi manca effettivamente uno scrigno. E credo che il modo più veloce per arrivarci sia effettivamente così. Mamma mia, quale... Nah! È stata una volpe. No, 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 no. No, 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 no. Ok, adesso. Esatto, esatto. Adesso ho capito. Finalmente, finalmente. Ah, Gesù. Va al diavolo, va. Oltretutto posso viaggiare più velocemente tra i vari posti con la corsetta così, sì. Cioè, nel senso che ci avevo pensato anche prima, però mi sono reso conto che non è indifferente sta cosa. Benissimo. Il livelluzzo alla Super Mario è divertente. Puoi andare al diavolo. Oh, i pipistrellini un'altra volta. Dai. Grazie. Vai. E adesso il boss, ragazzi. Spero di non prendere una fracassata di botte. No, 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 non mi vedi, non mi vedi. Finché le pareti non tremano. Ah. Bellissimo. Madonna che effetto. Melmocchio. Ma mi è venuta in mente sta cosa, aspetta. Aspetta, 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 ma questo sì. Benissimo. Ok, ho capito. Wow. Calma. Grazie, che simpaticoni, oh. Mi hanno beccato. Sono rimasto con poca vita, purtroppo. Allora, devo fare così. Esatto. Ai ai ai.
Grande. Sta dinamica mi è piaciuta tantissimo, che lo devo dividere eccetera e poi spezzare con la carichetta al centro. Bello. Bello. Oh, bello di casa. Cuore gigante. Ho ottenuto un portacuore. Ah, che bellissima cosa. Yes. E ora abbiamo un nuovo strumento, che è esattamente la campanella del giglio di mare. Ok. D'accordo, d'accordo, e ce l'abbiamo. Durata un po' sta puntata, eh? Ammetto. Una cascata si nasconde dietro la cascata. Ok. Dobbiamo trovare una cascata. Ora che ci penso, abbiamo la carichetta anche in questo... Sì, prateria Ukuku. E immagino che abbiamo la carichetta anche in questo mondo qua, cioè... Sì. Quanti strumenti musicali hai recuperato finora? Solo quando suonerai gli 8 strumenti al cospetto dell'uovo il pescevento si desterà e tu, giovanotto, potrai lasciare l'isola. Adesso dovrai inoltrarti nel deserto di Yarn. Il cammino ti sarà mostrato dagli oscuri, mostruosi abitanti delle sabbie. Ah. Ok. Oscuri e mostruosi abitanti delle sabbie. Allora, fatemi verificare una cosa prima. Yes! Ok. Senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio, adesso io ho questa abilità anche qui. Il che vuol dire che... dov'è il deserto di non lo so? Vabbè, immagino che sia da queste parti. Mi sembra giusto. No, niente di tutto questo. Allora... Solo 3 gli oggetti finora, cavolo. Ah, ma sta serie sta durando più di quanto pensassi. Va bene, ragazzi, io direi che abbiamo fatto abbastanza per oggi. Ci dobbiamo decisamente salutare. Questa puntata è durata un po' più del dovuto, però vabbè, abbiamo finito tutto quanto il labirinto. Ci abbiamo messo un po', però dai, ne è valsa la pena. Va bene, ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti video della serie e anche il link per acquistare il gioco. Se lo fate, supportate e aiutate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!